Immagina un po'. Nel 1879 un geologo francese di nome Armand Duval stava gironzolando nel Sahara quando si è imbattuto in qualcosa di incredibile. Non era oro né petrolio, ma qualcosa di molto più prezioso per quella zona: un vasto giacimento d'acqua sotterranea. Mettiti nei suoi panni per un momento, pensa alla sorpresa. E come se non bastasse, proprio in quel periodo un tizio geniale, Gustave Eiffel, sì, quello della torre, aveva messo a punto una nuova invenzione, una pompa idraulica che sfruttava l'energia solare. È proprio un'accoppiata perfetta. E questo ritrovamento non era solo una novità geologica, ma una svolta epocale che avrebbe potuto trasformare completamente il panorama africano e mondiale. Duval e il suo team hanno iniziato a sperimentare con questa pompa. E sai cosa? Ha funzionato alla grande. In pochi anni sono riusciti a trasformare aree precedentemente aride del Sahara in oasi rigogliose. Ora, pensa alle immediate conseguenze di questo. Prima di tutto, le nazioni africane, spesso messe da parte o sfruttate per le loro risorse naturali, hanno trovato una nuova fonte di ricchezza e autonomia. Non erano più solo spettatori nel gioco globale dell'economia. Ora potevano giocare con una carta vincente. E non solo. Anche la Francia, che a quel tempo controllava gran parte del Sahara, si è trovata con una nuova inaspettata fonte di potere economico. Le implicazioni politiche di questo cambiamento sono state enormi. Immagina governi precedentemente instabili che ora possono garantire cibo e acqua ai loro cittadini. Una vera e propria rivoluzione, non trovi? E inoltre l'Europa, che dipendeva fortemente dalle importazioni di risorse, ha iniziato a vedere l'Africa non solo come un luogo da cui prendere, ma anche come un partner vitale. E questo ha iniziato a cambiare l'intera dinamica nelle relazioni internazionali. In breve, la scoperta di Duval e l'invenzione di Eiffel non solo hanno potenzialmente rivoluzionato l'agricoltura e la politica in Africa, ma hanno anche riscritto le regole del gioco economico e geopolitico globale. È stato un bel cambiamento da una passeggiata nel deserto, no? Quindi, ora che abbiamo un Sahara non più arido ma rigoglioso, grazie a questa invenzione fantastica della pompa solare, cosa succede dopo? Beh, allora, come puoi immaginare, è iniziato un vero e proprio boom di sviluppo. Pensaci, zone che erano state deserte per millenni ora si trasformano in terreni agricoli fertili. È come se avessero premuto un pulsante magico che ha trasformato il niente in qualcosa, ma di straordinariamente prezioso. E le città come Timbuktu e Agadez, che una volta erano poco più di avamposti nel mezzo del deserto, si sono trasformate. Sono diventate grandi centri urbani, con nuove strade, scuole, ospedali e naturalmente un sacco di nuove case. Ma non è finita qui. Con l'agricoltura che fiorisce, immagina le possibilità. Vasti campi di grano, piantagioni di frutta esotica e perfino nuove varietà di piante che prima non si potevano coltivare in Africa. La Francia, che all'epoca era la potenza coloniale dominante nella regione, ha visto un'opportunità d'oro. E così cosa hanno fatto? Hanno pompato soldi e risorse nel Sahara come non mai. Pensavano di sfruttare questa nuova terra fertile per rivoluzionare la propria economia e ridurre la dipendenza da importazioni costose da altre parti del mondo. Ma sai cos'è il bello? Che non è stato solo un cambio economico, c'è stata una vera e propria rinascita culturale. Con il benessere economico, le arti e la cultura hanno avuto modo di fiorire. Musicisti, pittori, scrittori africani
hanno iniziato a ricevere attenzione a livello mondiale e le loro opere, ispirate dalla trasformazione del loro ambiente e della loro nuova vita, hanno iniziato a viaggiare oltre i confini del Sahara, mostrando al mondo una vibrante nuova Africa. E questo cambiamento ha anche dato un enorme impulso all'autostima e all'identità nazionale. Le persone del Sahara non erano più semplici abitanti di un deserto inospitale, ma custodi di una terra rinnovata, piena di potenzialità e vita. Quindi, da un semplice cambiamento tecnologico e una scoperta geologica, abbiamo visto nascere un nuovo centro di prosperità economica, sociale e culturale. Cioè, è incredibile come una scoperta possa innescare così tanti cambiamenti, vero? Quindi, abbiamo il Sahara che si trasforma da deserto inaspettato a forza agricola con una rinascita culturale. Immagina le onde che questo ha mandato attraverso il mondo. Non solo abbiamo un nuovo centro economico, ma anche un epicentro di cambiamento politico e sociale. Allora guardiamolo questo impatto politico. Il Sahara, ora come una regione ricca e produttiva, aveva le dinamiche di potere sia locali che internazionali che hanno iniziato a cambiare. Le nazioni africane, che una volta lottavano con problemi politici dovuti a povertà e instabilità, ora trovano una nuova stabilità derivante dall'abbondanza di risorse. E questo ha portato a una maggiore autodeterminazione e ha ridotto l'influenza di potenze esterne che precedentemente sfruttavano queste regioni principalmente per le risorse minerarie. Allo stesso tempo, la Francia e altre nazioni europee che avevano interessi nel Sahara si sono trovate a dover rinegoziare il loro ruolo e la loro presenza. E l'aumento della ricchezza del Sahara ha anche significato un aumento del potere negoziale dei suoi paesi, che ora potevano esigere condizioni più eque e benefiche nei trattati e nelle relazioni commerciali. Sul fronte sociale, la trasformazione ha avuto effetti profondi. La disponibilità di risorse come acqua e cibo in abbondanza ha migliorato significativamente la qualità della vita. E questo, a sua volta, ha ridotto le tensioni sociali e ha creato opportunità per un'istruzione migliore e più accessibile, oltre a miglioramenti nella sanità. E la società del Sahara è diventata più equa e meno stratificata, con minori disparità tra ricchi e poveri. Non dimentichiamo l'innovazione tecnologica. La pompa idraulica solare non era solo un pezzo unico, cioè ha ispirato una miriade di altre invenzioni, tecnologie orientate nell'efficienza energetica e alla sostenibilità hanno visto un'accelerazione significativa. Facciamo un esempio: nuove tecniche di irrigazione e coltivazione che minimizzano l'impatto ambientale e massimizzano la resa sono state sviluppate e adottate rapidamente. Queste innovazioni non si sono limitate all'agricoltura. Anche il settore delle costruzioni ha visto rivoluzioni, con l'adozione di materiali più ecologici e tecniche di costruzione che integrano meglio gli edifici con l'ambiente circostante, riducendo il bisogno di raffreddamento artificiale e aumentando l'efficienza energetica. E a livello globale? A livello globale questi cambiamenti hanno ridotto le tensioni legate alla competizione per le risorse naturali. Con il Sahara, ora come fonte affidabile di cibo e energia, molte delle precedenti lotte per il petrolio e altre risorse si sono attenuate, portando a un periodo di relativa pace e cooperazione internazionale. In sostanza, la trasformazione del Sahara in una terra fertile non ha cambiato la geografia fisica, ma ha riscritto le regole del gioco politico, sociale e tecnologico a livello mondiale. Una vera rivoluzione. Pensa a come il Sahara trasformato, questa nuova potenza verde, abbia potuto rimodellare l'intero pianeta nei decenni successivi,
dopo aver rivoluzionato le dinamiche locali e internazionali nel breve termine, i cambiamenti hanno iniziato a sedimentarsi, influenzando profondamente la struttura nel mondo a lungo termine. E a distanza di anni, le società che si erano sviluppate intorno a questo nuovo Sahara, che è verde, erano radicalmente diverse da quelle del passato. L'educazione, avendo ricevuto investimenti massicci, era diventata più inclusiva e orientata verso l'innovazione e la sostenibilità. E le scuole non insegnavano solo materie standard, ma integravano concetti di ecologia, agronomia e ingegneria solare nel curriculum di base, preparando le nuove generazioni a un futuro orientato alla sostenibilità. E tecnologicamente il mondo aveva fatto passi da gigante. L'innovazione iniziata con la pompa solare aveva aperto la porta a nuove forme di energia rinnovabile che erano sia più efficienti sia più accessibili. E l'energia solare, eolica e delle maree dominava il paesaggio energetico globale, riducendo drasticamente la dipendenza dai combustibili fossili e abbassando i livelli di inquinamento globale. Le relazioni internazionali erano state trasformate da questo nuovo equilibrio di potere. Le nazioni africane, una volta marginalizzate, erano ora leader nella diplomazia globale e nella cooperazione internazionale. La loro voce era cruciale in forum come le Nazioni Unite, dove giocavano un ruolo attivo nella promozione della pace e della stabilità mondiale. E forse uno degli sviluppi più eccitanti era stato l'avvio di programmi di colonizzazione spaziale. Con le risorse risparmiate, grazie alla sostenibilità e all'efficienza energetica, le nazioni del mondo erano state in grado di investire in esplorazioni spaziali. Marte, in particolare, stava diventando una sorta di nuovo Sahara, con colonie umane che utilizzavano tecnologie simili per trasformare l'ambiente marziano in uno più vivibile. Ed infine la questione ambientale, che una volta sembrava una lotta disperata, ora era una storia di successo. E grandi progetti di riforestazione e conservazione erano diventati la norma e la biodiversità su scala globale era ripresa. Il cambiamento climatico, una grave minaccia per secoli, era stato notevolmente rallentato grazie a politiche efficaci e cooperazione internazionale. E questo nuovo mondo, scaturito dalle sabbie trasformate del Sahara, rappresentava una visione ottimistica di ciò che l'umanità poteva raggiungere quando lavorava insieme verso obiettivi comuni. E non solo avevamo evitato le trappole della crisi ecologica e delle guerre per le risorse, ma avevamo anche costruito una società più giusta e sostenibile.